Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. L'avete chiesto, l'avete aspettato, l'avete desiderato e finalmente eccolo qua, il tutorial su come attaccare su FIFA 22. Ci è voluto un po' di tempo per mettere a posto tutti i miei pensieri, anche vedere un po' di roba, un po' di pattern eccetera eccetera, però mi sembra di aver trovato una quadra abbastanza funzionante per cercare di buildare delle azioni in maniera decente su questo gioco, che per me rimane comunque dominato da una casualità estrema. Per cui mettetevi comodi, perché ci andiamo armati di lavagnetta a guardare il secondo tempo di una partita giocata in Rivals contro un avversario anche abbastanza bravo, nonostante il risultato poi vedrete, che appunto ci dà tutta una serie di spunti molto molto interessanti. Eccoci qua dunque in game all'interno della partita, secondo tempo, il parziale è già quello di 2-0 per me, però nella ripresa in particolare vedremo tutta una serie di situazioni che secondo me sono molto 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 utili. Qui, come potete vedere già, come prima cosa interessante è quello che comunque rimane sempre utilissima e sempre di attualità: il cercare di portare il gioco da una parte all'altra, da un esterno a un altro esterno, e poi cercare di convergere verso l'interno. Questo per quale motivo? Perché soprattutto su PS5 la roba è veramente pesante a livello di CPU, invece su PS4 andate molto più comodi, perché se fate così, attaccate così, entrate dentro le difese come delle anguille, vi incuneate se l'avversario non sa difendere, che c'è meno CPU. Quindi già questo vi posso dire che quando vedete già chiuso anche quello che è uno scarico che sembra banale su un esterno, su un CC esterno, eccetera eccetera, andate tranquillamente a fare un cambio di gioco, che quest'anno sono veramente distruttivi fortissimi, e vi andate tranquillamente a creare dello spazio per fare la vostra manovra. Quindi qui vedete che si viene a riproporre anche l'altro pattern, quello che dall'esterno vado a coinvolgere l'interno, e l'interno in questo caso è rappresentato da miei centrocampisti, che spesso e volentieri, come vi ho sempre detto, diventano parte attiva e diventano anche un po' i playmaker del nostro attacco, a differenza dei nostri giocatori più offensivi, terminali, che devono buttare la palla in porta, che devono fare solamente l'ultimo tiro e magari l'ultimo passaggio. Ancora una volta la palla che dall'esterno va a finire proprio lì, dall'interno va a finire sull'esterno, con Vinicius vedo che in questo caso sono tutto chiuso, ci sarebbe la possibilità di provare anche un passaggio all'interno su Mbappé, soprattutto in questo frangente dove praticamente si viene a creare lo spazio, però onde evitare di incappare in autoblock, dove quest'anno i giocatori sono veramente delle piovere, che cosa faccio? Vedo che al limite dell'area si sono venuti a sovrapporre sia il mio Kanté che il mio De Jong, e questa è una situazione ideale perché si viene a creare la scaletta. La scaletta che cosa ci permette di fare? Di poter mandare la palla verso Kanté, da Kanté in scioltezza poi mandarla verso De Jong, sfruttare quelli che sono i movimenti dei nostri giocatori, che andranno Cruyff ad aggredire questa zona, Messi all'interno a dare l'appoggio, Mbappé ad aggredire quest'altro lato, e quindi di conseguenza poter puntare a fare gol. Quindi è esattamente quello che accadrà, quindi la palla finisce sui piedi di Kanté, De Jong si nasconde un po', aspetto il movimento di De Jong che si va a liberare, palla subito dentro con il driven pass verso Messi, e questo è fondamentale perché quest'ultimo passaggio all'interno dell'area di rigore va sempre, e dico sempre, fatto R1, quindi tasto del tiro a giro, o R2 più passaggio, quindi il famigerato driven pass che vi permette di poter velocizzare l'ultimo passaggio, il tempo di gioco per arrivare alle vostre punte. Palla che dunque, vi ripeto, finisce su Messi. Messi all'interno dell'area di rigore, raga, i micromovimenti semplicemente di analogico. Ribè, come fai a girarti così veloce? Raga, l'analogico, basta, stop, nient'altro. Analogico sinistro, vi girate. Movimento sinistra, movimento destra, disoriento il Marquinhos avversario, si viene a creare lo spazio, tiro sul primo palo che comunque quest'anno funzionano. Poi se volete gradire ci andate a piazzare anche un bel timed, come farò qui io con Leo, e andate a buttare la palla in porta, con quella che è stata un'azione bella ragionata, bella manovrata, senza forzare i tempi, perché avrei potuto dare la palla dentro a Mbappé, però poi Mbappé sarebbe trovato attorniato da 4 difensori e avrebbe potuto far poco, e ci permette di poter arrivare a fare gol. Quindi palla che, come avete visto, dall'interno va sull'esterno, dall'esterno torna dentro, dal centro finisce all'interno dell'area di rigore con questi driven pass fulminei che vanno a sorprendere i difensori avversari.
Ovviamente qui il mio avversario mi ha concesso anche lo spazio perché è stato preso in controtempo dalla giocata che ho fatto con De Jong. Come potete vedere, la squadra era anche di tutto rispetto, vi ripeto, l'avversario era anche alto a livello di punti in Rivals, nonostante il punteggio. Questa è una partita dove veramente mi è riuscito tutto e bene, giocata soprattutto in fase offensiva ad alti livelli. Qui vedete già qualche pattern che tornerà anche su quello che è il tutorial della difesa, che vedrete a breve sul canale, già registrato e già schedulato per voi. Qua si crea lui un ottimo tiro, però Donnarumma insomma riesce ad intervenire in maniera abbastanza magistrale. Qui ancora vedete come vado a cercarmi la palla in stazione prima interna e poi esterna, con Vinicius che è sempre quello che, diciamo, aziona un po' tutto il processo offensivo. Vedete come cerco sempre di prendere campo per allargargli la squadra, cercando di tirargli via i suoi giocatori. Lodi viene mandato al bar e ancora una volta la palla che va in stazione di Kanté. La palla poi viene ceduta ancora su De Jong. Qui però faccio una forzatura perché Cruyff era marcato da quel gambone di Gullit e la palla raramente, onestamente, lì va a passare, quindi un po' esagerato. Qui un altro pattern, perché si devono sfruttare ovviamente anche gli esterni offensivi. Quindi che cosa faccio? Vado a dare palla a Messi, speed boost, e cerco ancora una volta di allargare anche dall'altro lato. Palla ancora una volta che viene scambiata tra De Jong e Kanté, De Jong e Kanté. Kanté che va a fare questo drive and pass verso Mbappé, che però era finito in posizione di fuorigioco. Però avete visto anche in questo frangente come la palla praticamente stava arrivando sul nostro giocatore, che si ritrovava a tu per tu con questa manovra avvolgente da un lato all'altro, dal centro all'esterno, dall'interno verso l'esterno e poi di nuovo viceversa. Si vengono a liberare i nostri uomini e vengono azionati poi da questi passaggi tesi. Quindi manovra che non deve essere statica, ma deve essere avvolgente. La palla deve essere sempre in movimento, non deve essere un possesso palla passivo, ma deve essere un possesso palla molto molto attivo. Vedete qui ancora una volta come con questo drive and pass vado a servire la punta, perché qui si viene a creare quella che è la seconda per me manovra offensiva, diciamo, più utile, ovvero quello di sfruttare il nostro uomo di riferimento centrale come una sorta di playmaker, di pivot. Quindi qua drive and pass nella zona di Mbappé che si sta inserendo, non il filtrante perché sarebbe stato chiuso, e parte quella che è l'azione a scaletta con la palla che da Mbappé termina sulla zona di Cruyff. Sta arrivando Messi come un treno, quindi una volta ricevuta la palla da parte del francese, l'olandese non dovrà far altro che imbucare il nostro piccoletto argentino, che infatti riceve il pallone. Qui ho fatto anche un controllo di troppo, avrei potuto prima mandare Messi in porta, non l'ho fatto, e quindi vengo rimontato dal suo Hakimi, che evita quelli che sono guai peggiori. Qui dal calcio d'angolo, per evitare di beccarci contropiedi, faccio una manovra ancora una volta avvolgente, sempre andando dal largo verso poi l'interno. Kanté si ritrova poi a battere questa rimessa laterale e già qua magari so che devo un attimo rallentare l'azione, perché Kanté è il mio riferimento, quello che butta di solito la palla dentro, quindi non essendoci già so che non posso dare la palla fuori. Infatti qua Messi riceve questo pallone, ma Kimpembe è bravissimo nel recupero. De Jong fa un recupero della Madonna, qua Cruyff sul primo controllo è bravissimo, palla data verso Mbappé, mi allargo, cerco il tiro, e onestamente questa qui potevo anche giocarmela un po' meglio, perché questa era una conclusione un po' velletaria, avrei potuto magari ricercare al centro dell'area di rigore il mio Giovanni, che avrebbe potuto fare sicuramente qualcosa di meglio rispetto alla conclusione di Kylian. Qui bella la giocata da parte del mio avversario, ma con Varane faccio un ottimo recupero. E qua anche un'altra situazione che ritorna, ossia quella dei filtranti, perché vedete che quando ho scaricato la palla l'ho scaricata subito con l'L1 per far sì che Cruyff partisse. Poi vabbè, ho un po' trollato tutto quanto, lui dà questa palla dentro verso Neymar e fa un bellissimo gol. Però cercate anche sul primo controllo quello che è la ripartenza di contropiede con i vostri uomini che si buttano belli in profondità, e voi cercate di lanciarli con questi filtranti alti di cui, ma indovinate un po', tutorial sul canale a breve. Ancora una volta con Messi sfrutto quello che è tutto l'esterno campo, più sono esterno più ho spazio di manovra centrale. De Jong era copertissimo dai suoi giocatori, quindi torna indietro per Varane. Varane invece di andare al centro va esterno, molto esterno dal mio terzino. I terzini anche sono molto coinvolti nella manovra. Guardate come porto alto Hakimi, cerco questo drive and pass verso Vinicius. Questo sì c'era, perché la situazione poi all'interno dell'area era un 3 contro 3. Però Kimpembe, come il buon Roberto Bolle, si lancia in spaccata e va a recuperare questa palla. Qui scarico su Hakimi, che si presenta all'interno dell'area di rigore. Miracolo di Zizzo Donnarumma.
avevo provato a fare pure il timed, ma era uscito tiro bianco, quindi tiro assolutamente normale, e siamo intorno al 77esimo in questo momento. Però vedete come anche, nonostante lui abbia il pressing, io cerchi sempre di fare la solita manovra. Qui lancio Vinicius, cerco poi il passaggio di ritorno nella zona proprio del brasiliano con Mbappé, che però viene chiuso. Renan Lodi esce, passerella per lui, entra forze fresche per il mio avversario. Ancora una volta i miei giocatori offensivi vanno a manovrare. Vinicius si accentra cercando di disorientare il neoentrato Davis. Lo fa perfettamente, guardate, dall'esterno verso l'interno, rientro e poi con Cruyff. Drag back all'interno dell'area di rigore, perché regà, all'interno dell'area di rigore l'ultima skill c'è ancora, quindi può essere un reverse elastico, una finta di tiro, uno scoop turn, un drag back per mandare a vuoto l'uomo. Però vedete ancora una volta come questo movimento a pendolo con Vinicius, sfruttando quelli che sono i movimenti all'interno dell'area di rigore, guardate, Cruyff che prima attira gli avversari, poi rientra dal fuorigioco, si ritrova tra le linee, passaggio al centro, skill, e si va a segnare praticamente con due tocchi dopo aver costruito però tutta quanta l'azione sull'esterno, perché giocando esterno si vanno a creare questi gap centrali dove noi possiamo andarci a incuneare e fare delle manovre che ci permettono di arrivare alla rete. Quindi 4-1, diciamo che rispedisco un po' quella che è la minaccia dell'avversario al mittente. 85esimo, Kanté si ritrova a manovrare questa palla, lui col pressing è sbilanciatissimo, con Messi do questo filtrante nella zona di Cruyff e ancora una volta riesco a trovare la via della rete. E questa è anche un'altra situazione abbastanza interessante, perché nelle situazioni di contropiede non dovete mai farvi prendere dalla frenesia di lanciare il primo uomo che vedete scattare. Qui avreste potuto magari provare a fare un filtrante su Cruyff, che sarebbe stato autobloccato 100%. Avreste potuto provare a fare un filtrante alto, che sarebbe probabilmente finito strano visti i piedi di Kanté. Allora voi aspettate tutti quelli che sono i movimenti dei vostri uomini, con Cruyff che vi fa da pivot, lancia in questo caso Messi però sta per essere recuperato, vedete che però Cruyff è totalmente imbucato tra i suoi due uomini, sola per prendere separazione, palla dentro, tiro di prima su questo bellissimo contropiede dato dal mio avversario, che appunto non ha proprio difeso benissimo anche per via del pressing. Poi vabbè, lui si ferma, io provo anche questo cross verso Leo con sto tiro di prima e la partita finisce abbastanza in scioltezza sul risultato di 6-1. Quindi, regà, ricapitolando, anche per questo video è tutto. Mi raccomando, cercate di sfruttare bene le vostre azioni manovrate, sfruttate tantissimo i dribble and pass che sono fondamentali, cercate sempre di fare la palla che va dall'esterno verso l'interno, dall'interno verso l'esterno e poi ritorna al centro per cercare lo scarico all'interno dell'area di rigore. Questo ovviamente si applica non solo per i moduli a due punte, ma soprattutto anche per quelli a una punta con il CC, che va a fare poi di fatto quello che è il ruolo della seconda punta all'interno dell'area di rigore. Quindi con calma, cercate sempre di fare un passaggio sicuro piuttosto che uno forzato, perché come perdete palla questa non si azionano contropiedi, quindi se non vedete spazi, cambio di gioco, palla esterno dentro e cercate di aprire gli spazi all'interno delle retroguardie avversarie. Vi ricordo che su PS4 con meno CPU, se giocate bene con sto pattern, ne fate a valanga. Su PS5 ovviamente dovete fare delle azioni un po' più ragionate, come faccio io. In descrizione trovate tutti i partners, piattaforma Viola per le live giornaliere. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Mi raccomando, nei commenti voglio sentire la vostra. Un saluto da Ribrosky, ciao.